Buonasera dalla redazione di Teletruria, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie serali. Iniziamo parlando di Covid, frenata del Covid nel report quotidiano e nelle scuole della provincia. Purtroppo c'è un decesso e resta ancora alta la pressione all'ospedale San Donato. Cala decisamente la curva del contagio da Covid in provincia di Arezzo, sono 55 i nuovi casi, 26 in meno del giorno precedente. Benefici anche nel capoluogo dopo la crescita dell'ultimo mese con solo 13 positivi. Il Valdarno con 16 malati è la vallata che conta il maggior numero di contagiati. In Casentino ci sono 12 positivi, di cui 6 a Chiusi della Verna, in Valdichiana 11 e in Valtiberina 3, tutti a Sansepolcro. Purtroppo anche oggi si registra un decesso al San Donato di Arezzo, si tratta di una donna di 77 anni. Nelle ultime 24 ore la ASL ha eseguito 1061 tamponi, mentre 70 sono i guariti. Non cala invece la pressione sull'ospedale cittadino. Il San Donato ha ben 110 pazienti in bolla Covid e 23 in terapia intensiva. Attualmente sono 2006 le persone ancora positive in tutta la provincia, mentre 2594 si trovano in quarantena come contatti di caso. Dati in calo anche nelle scuole chiuse per 3 settimane in tutta la provincia, la zona rossa con la riapertura oggi delle scuole materne, elementari e medie. Attualmente sono 55 i ragazzi ancora positivi, la scorsa settimana erano 81, 7, 9 nel precedente report, i docenti e 3 operatori scolastici, per un totale di 65. 5 aretini poi sono in carico ad altre aziende sanitarie. La Procura d'Appello ha chiesto la conferma dei 3 anni per i ragazzi aretini accusati dell'attentata violenza sessuale ai danni di Martina Rossi. Il processo si è riaperto oggi nel Tribunale di Firenze e si torna in aula tra una settimana. 3 anni di reclusione per tentata violenza sessuale di gruppo e prescrizione per la morte in conseguenza di altro reato. E questa la condanna sollecitata dal procuratore generale Luigi Bocciolini nei confronti dei 2 ragazzi di Castiglion Fibocchi, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Oggi al processo di appello bis per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese caduta dal 6° piano di un albergo di Palma de Mallorca il 3 agosto di 10 anni fa. L'obiettivo resta quello di evitare la prescrizione. Non hanno mai smesso di lottare i 2 genitori. Per Bruno Rossi e Franca Murialdi questo processo è diventato una ragione di vita. Alla fine questi ragazzi saranno responsabili di aver ammazzato Martina in un modo o nell'altro. Prenderanno 3 anni di prigione perché 3 sono prescritti, se ce la facciamo. E io se vado a rubare, l'ho detto prima, una mela in un supermarket, sono convinto, non lo so, ma sono convinto di prendere di più. In aula i 2 protagonisti della vicenda, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, che erano supportati dai difensori Tiberio Baroni e Stefano Buricchi. Quest'ultimo non ha voluto rilasciare dichiarazioni all'ingresso in aula. No, nessuna dichiarazione prima dell'udienza, grazie. Cosa accadde quella notte è ancora un mistero e soprattutto quale sia stata la causa che ha portato alla tragica morte della ragazza. Per l'accusa il quadro è chiarissimo, per la difesa si è trattato di un gesto volontario dopo aver fumato con loro degli spinelli. In primo grado Albertoni e Vanneschi vennero condannati a 6 anni. Nel giugno del 2020 la Corte d'Appello ribaltò la sentenza aretina che assolse i 2 dal reato di morte in conseguenza di altro reato. Restava la tentata violenza sessuale. La Corte di Cassazione accolse il ricorso della Procura Generale, ordinando un nuovo processo di appello. Si torna in aula il 14 aprile con la parola alle difese. Il 28 prevista la sentenza. Potrà essere processato l'uomo che un anno fa uccise la figlia di 4 anni e poi aggredì il figlio di 12. Accadde nei pressi di Levane. Andrà a processo l'uomo che un anno fa uccise la figlioletta di 4 anni e aggredì il figlio maggiore di 12. Il fatto accadde nella zona di Levane, inserita nel comune di Bucine. La perizia definitiva dopo 12 mesi di cure ha dato il via libera alle richieste del giudice Billah Millal, il quarantenne di origine pakistana che fu protagonista di questo tragico evento, ha recuperato la memoria e adesso è in grado di presentarsi
In un'aula di giustizia, la perizia, curata dal professor Massimo Marchi, ha valutato la condizione generale dell'uomo, soprattutto se fosse in grado di sostenere un processo, e la risposta è stata positiva. Il quarantenne non sarebbe più socialmente pericoloso e potrà chiarire gli interrogativi emersi in quel tragico giorno. L'uomo in questo periodo è stato ricoverato nella REMS di Montelupo Fiorentino. In attesa del processo non è escluso che possa essere portato in un'altra struttura carceraria. L'uomo è difeso dall'avvocato Nicola Detti, noto alle cronache per aver sostenuto gli interessi del marito di Guerrina Piscaglia nel tragico e misterioso fatto di Caraffello. Sono circa 6.000 gli estremamente fragili vaccinati nell'area sud-est della ASL. Mancano però i vaccini Moderna usati per questa categoria. Vaccinato invece con il Pfizer il 57% degli ultra-ottantenni, ma D'Urso annuncia una riduzione nelle consegne del vaccino AstraZeneca. Non ci resta, dice, che sperare in Johnson & Johnson. Direttore, sono molti che ci telefonano a Teletruria per sapere quanti sono gli ultra fragili che avete vaccinato ad ora e come fare poi per il futuro. Allora, in questo momento la Toscana Sud-Est ha vaccinato sul suo territorio circa 6-7 mila persone affette dalle patologie che rientrano nella categoria degli ultra fragili. Le persone dovranno fare la preadesione nel sito secondo le procedure ormai note e quindi poi le persone saranno contattate dalla ASL, dai centri di riferimento che li hanno in carica per le loro patologie, per poi essere avviate alla vaccinazione. Chi viene contattato e chi no? Vengono contattate le persone affette da quelle patologie per cui avere il codice d'esenzione non è l'unica condizione, ma sono necessarie altre condizioni, richiedono una valutazione clinica. Voi utilizzate per queste persone il vaccino Moderna? Le dosi di Moderna arrivano, ma arrivano in maniera capricciosa, quindi non con quantitativi fissi. L'unica azienda che sta garantendo una fornitura a ritmi stabili e Pfizer BioNTech. Per Astra adesso è arrivata la comunicazione di una contrazione del numero delle dosi disponibili su livello nazionale e quindi anche per la regione toscana. Negli ultimi giorni c'è stato veramente un alto numero di morti, anche proprio in Toscana Sud-Est. È un virus che dà segno di sé con delle complicanze, scompensando situazioni magari già precarie, e quindi purtroppo il numero dei morti in aumento è un dato purtroppo previsto. Se ne uscirà presto? Dobbiamo avere un numero adeguato di vaccini per vaccinare tutta la popolazione. Ripongo grande speranza su Johnson & Johnson, un vaccino che deve arrivare a fine di questo mese. Le dosi che ci vengono annunciate sono in numero significativo, dovrebbe verificarsi anche un aumento della fornitura di AstraZeneca, ma abbiamo imparato che prima si vedono i corrieri portare il vaccino e poi si dice che il vaccino è arrivato. E sono in corso nella regione toscana le vaccinazioni per le categorie estremamente vulnerabili. Il vaccino è Moderna, per aderire prima e prenotarsi poi per la vaccinazione. Comunque la procedura non è semplice. Infatti nel giorno della riapertura del portale in molti non sono riusciti ad accedere pur avendo ricevuto il codice dalla regione, ma monta la protesta anche tra la popolazione. La Regione Toscana ha messo a punto i meccanismi per la vaccinazione delle persone estremamente fragili e disabili gravi. Le persone che rientrano in queste patologie non dovranno prenotarsi tramite il portale, ma saranno chiamate direttamente dalla ASL o dai centri di riferimento specialistico presso cui si curano. Queste le patologie oncologica, malattie autoimmuni, immunodeficienze primitive, malattie neurologiche, trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche, diabete ed altre endocrinopatie. Rinopatie severe come morbo di Addison, HIV, malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie. Come indicato dalla Regione, questi cittadini saranno contattati telefonicamente entro 15 giorni per la data di prenotazione della vaccinazione. Invece, tutti coloro che soffrono delle seguenti patologie possono prenotarsi da oggi pomeriggio sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it. Ecco quali: malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, fibrosi cistica, insufficienza renale, malattia epatica,
malattie cerebrovascolari, emoglobinopatie, sindrome di Down, grave obesità, pluripatologie, disabili gravi. Queste persone hanno ricevuto il codice di prenotazione composto da 8 cifre, che dà loro la possibilità di prenotarsi. Le agende degli appuntamenti saranno aperte per le giornate dal 9 all'11 aprile e dal 23 aprile al 9 maggio. Alcuni comuni offrono servizi di aiuto alla prenotazione. A Sansepolcro sono 2 i punti di riferimento per i cittadini che non riescono a prenotare in modo autonomo: la Bottega della Salute in Piazza Gramsci e le varie Proloco. La scuola riapre in presenza. Come previsto dal decreto ministeriale, gli alunni fino alla prima media sono tornati sui banchi. L'Istituto Comprensivo Margaritone è una delle scuole degli istituti che ha riaperto le lezioni in presenza. Come è andata la situazione? Ci sono state particolari difficoltà? No, stamattina è andato tutto bene perché di fatto noi ci siamo organizzati per questa riapertura. La scuola già dal mese di settembre ha predisposto un piano scuola per accogliere gli alunni. Quindi stamattina è stata una pura routine, fortunatamente. Ecco, Preside, è possibile dare qualche numero su questo istituto, su quante sono le persone all'incirca che stamani mattina sono tornate in classe? Stamattina è ritornata la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado. L'istituto accoglie normalmente 1260 alunni, quindi di fatto circa 1100 alunni stamattina sono entrati. Lei ha avuto la possibilità anche di vedere gli sguardi dei bambini, quali impressioni ha ricavato? Gli sguardi dei bimbi sono stati veramente commoventi, soprattutto i bimbi della scuola primaria. Avevano il desiderio di incontrare le loro maestre e le loro docenti, perché per i bimbi piccoli, soprattutto quelli della classe prima della scuola primaria, è molto difficile fare lezioni in DAD, non c'è il contatto umano, di fatto diciamo, è molto difficile, quindi stamattina li ho visti davvero contenti. È una speranza legittima a questo punto che le lezioni possano continuare a svolgersi regolarmente in presenza? Sì, io sono molto ottimista, lo sono sempre stata, anche perché le scuole, dal punto di vista di noi dirigenti, sono il luogo più sicuro in questo momento storico. Lucia Tanti lo ha annunciato questa mattina a Spunti e Spuntini. Il Comune metterà a disposizione 10 milioni per alcune categorie in difficoltà. 10 milioni a disposizione delle categorie più colpite dalla pandemia. Sono queste le risorse che il Comune metterà in campo nelle prossime settimane. Una serie di provvidenze consistenti per ripartire dedicata a famiglie, imprese e partite IVA in particolare. Quanto metterete a disposizione? Ci stiamo lavorando perché c'è da combinare risorse dirette a risorse indirette. L'altra volta fu intorno a 10 milioni di euro, tenteremo di non essere molto lontani. Diretti a chi? Famiglie, imprese? Grazie a famiglie, attività produttive, partite IVA, alle associazioni, al mondo della cultura e del turismo, diretti a tutte quelle realtà che se non ripartono Arezzo non riparte, ma siccome ripartiranno è evidente che vanno aiutati a ripartire nel massimo agio. Insomma, abbiamo nel cuore tante categorie, si diceva prima, quelle delle guide turistiche, un piano importante per la fiera, un piano importante per le famiglie durante un'estate che deve essere di aggregazione disciplinata ma anche di socialità vera. Convocazione d'urgenza per il Consiglio regionale chiamato a discutere la mozione di non gradimento nei confronti dell'assessore alla sanità Simone Bezzini, una mozione presentata dalla Lega. Una sessione di lavori svolta da remoto, tutta dedicata alle tematiche relative al contrasto della pandemia da Covid-19. In primo piano, all'ordine del giorno, la mozione di non gradimento nei confronti dell'assessore alla sanità Simone Bezzini, presentata dal gruppo Lega. In aula sono arrivate anche 2 proposte di delibera, una per chiedere l'istituzione di una commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale, firmata dalla capogruppo della Lega Elisa Montemagni, e una relativa ad una commissione d'inchiesta sulle misure di contrasto alla pandemia messe in atto dalla Giunta, sottoscritta da Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia. L'operato dell'assessore regionale alla sanità è stato difeso dal gruppo del Partito Democratico. L'assessore Bezzini merita di rimanere al suo posto. Insieme alla struttura e al Presidente stanno lavorando per fronteggiare questa terribile pandemia e per attuare il piano di vaccinazioni necessario per poterla sconfiggere.
La Toscana è fra le regioni di testa per quanto riguarda la macchina organizzativa e la capacità di vaccinazione. Sta cercando di recuperare i ritardi come quello della vaccinazione degli over 80. Non aver seguito gli indirizzi provenienti dal Consiglio, questa la critica nei confronti della Giunta che arriva dal vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci. Gli errori sono imputabili sia al Presidente sia alla Giunta nel suo complesso, ma per un semplice e chiaro motivo, mi si lascia dire, di non aver seguito le indicazioni, gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale. Tra gli interventi anche quello del consigliere di Fratelli d'Italia, Gabriele Veneri, che non ha usato giri di parole. Stiamo assistendo a una disfatta del sistema organizzativo, senza criterio, senza strategia, alla carlona oserei dire. La Toscana non merita di essere derisa come avviene quotidianamente la stampa nazionale. Forse l'incarico che lei ricopre è più grande di lei, per questo ci vorrebbe la modestia e la serietà di ammetterlo. Arrivano da ogni categoria economica varie proposte e appelli per trovare un'alternativa alle chiusure in zona rossa. Sentiamo quali sono queste proposte. Dopo gli scontri che hanno portato a Roma le proteste dei ristoratori, proseguono le proposte delle categorie economiche fortemente penalizzate dalle chiusure imposte dai provvedimenti governativi. Confartigianato, CNA e Casa Artigiani hanno firmato un appello unitario di 11 pagine indirizzato al governo Draghi. Fabrizio Piervenanzi, presidente di Confartigianato Alimentazione Toscana, spiega i dettagli delle richieste, tra cui lo spostamento del coprifuoco alle 23 e la consumazione al tavolo anche dopo le 18. Il tutto legato ad una più precisa tracciabilità dei clienti e la limitazione di 4 persone per ogni tavolo, 8 laddove ci siano conviventi. Confartigianato Benessere ha promosso una raccolta firme per la riapertura delle attività di estetica e acconciatura. È partita questa raccolta firme che è stata un vero successo, 50.000 adesioni e sta continuando ad andare avanti. La nostra battaglia sta nel fatto che non riteniamo giusto che le nostre categorie parrucchieri ed estetica siano chiuse in questo momento. Le nostre categorie sono le uniche categorie nel settore, nel commercio, comunque al pubblico, che prendono i dati dei clienti e che lavorano su appuntamento, quindi sicuramente senza rischi di assembramento. Infine, Confcommercio Toscana ha lanciato l'idea dello shopping on demand, ovvero la possibilità di riaprire solo su appuntamento anche per quei negozi chiusi in zona rossa, come gioiellerie, boutique, negozi di calzature e pelletterie. Anna Lapini, presidente di Confcommercio Toscana, spiega che in questo modo i clienti avrebbero la possibilità di fissare la visita in negozio e fare i propri acquisti con la sicurezza di essere soli, senza creare file all'ingresso e assembramenti. Di fatto una soluzione che andrebbe ad integrare quanto già stanno facendo gli imprenditori attraverso il social shopping, una proposta che Federmoda e Federpreziosi Toscana stanno mettendo a punto concretamente. Sono partiti i lavori per mettere in sicurezza l'area del Cisternone nella fortezza Medicea di Arezzo. È l'area davanti al palco che fu realizzato durante l'ultimo restauro della fortezza. È un serbatoio d'acqua enorme che giace proprio nel punto più alto della città, in fortezza. Non si vede perché è sottoterra, ricoperto dal cemento armato e da un manto di erba proprio davanti a quel palco mozzafiato che è stato realizzato durante gli ultimi lavori in fortezza. Quella cisterna, il cui solaio, usurato dal tempo, non ha permesso in questi anni di poter realizzare spettacoli per un numero importante di persone e non ha permesso quindi lo svolgersi di grandi eventi. C'era dunque la necessità di mettere in sicurezza quell'area, necessità che è stata espressa da diversi anni. Oggi, con un ritardo di più di un anno rispetto a quanto annunciato ai nostri microfoni nel 2019, sono finalmente iniziati i lavori per mettere in sicurezza la platea naturale della fortezza. Un progetto transitorio che prevede la rimozione di molti centimetri di terra sopra il solaio e la sostituzione con un materiale più leggero. Verrà poi posato uno strato più sottile di terra sul quale ricrescerà l'erba. Si tratta, come detto, di un progetto che permetterà di utilizzare l'area in attesa dell'intervento più importante nei prossimi anni, che consentirà di alleggerire il serbatoio della fortezza e poi eseguire un intervento strutturale. A questo punto non resta che attendere i 60 giorni previsti per i lavori e capire se la fortezza potrà finalmente ospitare grandi numeri, forse non quest'anno vista la pandemia, ma di sicuro in futuro. C'è una nuova iniziativa del Comitato Vittime Salvabanche. Il tema del default dei creditori torna quindi in primo piano in vista del 1 luglio. Una petizione è stata presentata a Bruxelles.
L'appuntamento del 1° luglio agita tutto il mondo economico, si va oltre l'emergenza pandemica e torna in primo piano la questione del default del credito. Una normativa europea persa per troppo tempo nei cassetti di Bruxelles è tornata fuori dal 1° gennaio. Finita la moratoria, se applicata rischia di produrre ulteriori sconquassi. Il Comitato Vittime Salvabanche ha promosso una petizione che è già arrivata negli uffici del Parlamento europeo. Ce ne parla Letizia Giorgiani. Allora, questa nuova definizione di default, diciamo così, autorizza l'istituto di credito, quindi la propria banca, a bloccare il conto in rosso a fini prudenziali qualora esistano 3 requisiti. Il primo, la persistenza dell'inadempimento di 3 mesi, quindi se il debito è scaduto per 90 giorni. Il secondo, è questa la novità più importante, il superamento di una soglia assoluta. E questa cifra, considerata rilevante per considerare appunto soglia assoluta, è solo 100 euro. Quindi paradossalmente la famiglia, appunto il cliente, la piccola impresa potrebbe vedersi bloccare il conto anche solo per 100 euro. Ecco, e questo problema verrà riproposto anche all'attenzione del governo e anche del Parlamento europeo? Sì, perché l'Associazione Vittime del Salvabanche ha pensato di fare una petizione proprio scrivendo al Presidente del Parlamento europeo, sottoscritta in primis da Giorgia Meloni, per questo sono stata la scorsa settimana a Roma, proprio per portare quanti più firme possibili per provare a chiedere perlomeno una proroga. 3 milioni e mezzo per il comune di San Giovanni Valdarno per le terre di scavo provenienti dalla TAV, denaro che verrà investito nella mobilità. Arriveranno oltre 3 milioni e mezzo al comune di San Giovanni Valdarno per la messa a dimora nell'ex area mineraria di Santa Barbara delle terre di scavo della TAV. La città del Masaccio sarà infatti interessata dal transito dei convogli ferroviari per il trasporto del materiale verso il comune di Cavriglia. Nell'ambito di questi contributi 3 milioni e mezzo di euro saranno investiti in interventi sulla mobilità, essenzialmente mobilità di natura sostenibile e ciclabile. È un programma di interventi che abbiamo approvato con una delibera di giunta lo scorso 16 marzo. Saranno interventi infrastrutturali importanti che diversamente e come comune non avremmo potuto realizzare considerato le pieghe molto ristrette del nostro bilancio e che nel corso dei prossimi anni modificheranno il volto del nostro territorio e che andranno ad unirsi ad altri 2 interventi altrettanto importanti, quali la ciclopista dell'Arno, il cui primo lotto è già partito, e poi dall'altra parte la passerella ciclopedonale tra le 2 rive dell'Arno. Parti sociali a confronto per ripristinare la ripresa produttiva della Valentino Shoes, distrutta dal terribile incendio il 2 aprile scorso. Venerdì ci sarà un incontro chiave. Sono passati pochi giorni dal disastro di Levane e il primo pensiero si ferma: come ripartire. La botta è stata pesante sotto ogni profilo, ma è naturale che si vada oltre le 13 settimane, periodo che contraddistingue la cassa integrazione che è stata firmata per tutti i 160 addetti del gruppo. Con Davide Scherillo, leader di categoria della CISL, abbiamo fatto il punto. L'incendio in questo modo, credo poche volte si è visto, è dare una continuità. Questa è un'azienda, quindi quella di Valentino Shoes Lab, che fa la prima linea delle calzature da donna di Valentino, e quindi non si può permettere di poterlo esternalizzare fuori questo lavoro. È per questo che oggi l'azienda, anche noi, si sta cercando di vedere di poter continuare un minimo di attività per poter produrre quelle scarpe, perché ci sarebbero se no grosse difficoltà a esternalizzarle, perché una tipologia di prodotti l'azienda vuole strettamente per quella professionalità che contiene quei dipendenti. Venerdì è in programma un incontro per certi aspetti decisivo dove l'orizzonte potrà essere più chiaro. Noi attendiamo 2 risposte, l'organizzazione di lavoro e quindi come verrà gestito, lo vorranno gestire. Se hanno trovato quindi delle zone, dei punti, delle aziende, delle fabbriche, e soprattutto che ci diano comunque una certezza sull'investimento futuro. Poi il quando, il come, però l'importante è il Valdarno.
se in queste ore ci confermano, insomma, su qualche imprenditore che metterebbe a disposizione una piccola fabbrica, sarebbe, credo, già un gesto importante. Intanto ricordiamo che tutta la struttura distrutta è sotto sequestro e c'è un'indagine in corso coordinata dal PM Marco Dioni di Arezzo. Bene, siamo al consueto appuntamento con l'arte, con Diletta Fornasari. Stasera parliamo del monumento ai caduti del lavoro realizzato da Andrea Roggi. Dopo Enzo Scatragli e dopo Bruno Giorgi, continuando il nostro percorso dedicato all'arte contemporanea e ai monumenti contemporanei della nostra bellissima città, uno assolutamente da rivalutare o comunque anche da celebrare, se non altro per il suo valore morale, è quello dedicato ai caduti sul lavoro, voluto dall'AMLI, inaugurato il 14 ottobre del 2012 nell'angolo tra Viale Signorelli e Viale Mecenate, un monumento in cui Andrea Roggi ha saputo concentrare il tema della sofferenza, ma anche il tema in un qualche modo della capacità di rialzarsi. Una grande spirale accompagna verso una sfera che pare perfetta, in realtà degli spazi vuoti, quegli stessi spazi vuoti che indicano l'allontanamento degli affetti, la perdita degli affetti, i sentimenti spezzati, e infatti le parti mancanti si trovano per terra, che corrono lungo la spirale di sofferenza che accompagna verso la sfera. Andrea Roggi è un artista molto ben documentato in città, e a questo proposito ricordo non solo il San Donato davanti all'ospedale omonimo aretino, ma anche il monumento ai caduti civili della guerra nella rotonda tra Viale Signorelli e Viale Mecenate. Bene, vi ricordo che stasera, dopo il nostro telegiornale, va in onda 9:10, informazione d'attualità, c'è un'intervista a Davide Scherillo, sindacalista della CISL, sulla situazione che si è verificata a Levane dopo l'incendio della Valentino Shoes, che avete appena visto nel servizio. Di seguito qua la Zampa, un programma dedicato ai nostri amici animali, condotto come di consueto da Matteo Giusti e Maddalena Pieroni. A concludere la serata ci sarà Focus con Susanna Cutini e Safe Drive, un settimanale dedicato al mondo dell'automotive. È tutto per questa edizione, almeno per quella che mi riguarda, la prima parte, fra poco lo sport. Grazie della vostra attenzione, buona serata.